Ciao ragazze! Allora, come ogni mese, video collaborazione con Ilaria, Ili Style. Qua sotto nell'info box vi lascerò il link diretto al suo canale o magari diretto proprio al video che fa appunto anche lei in collaborazione. Come ogni mese appunto facciamo questa top 10 dei prodotti che non sono solo di make up, ma quello che ci è piaciuto di più di qualsiasi cosa. Allora, inizierei subito così non faccio durare un'eternità il video e vi faccio vedere questo che, come dico sempre, non sono in ordine di da 1 a 10, ma sono i preferiti del periodo. Questo è uno dei 10 ed è praticamente un semplicissimo cerchietto rosa, ovviamente, fatto così con questo bellissimo fiocco in feltro. E questo non l'avete mai visto, però l'ho comprato all'OVS nel reparto bimbi, perché lì hanno questi cerchietti un po' così. Poi naturalmente prima l'ho provato per vedere se mi stava o se mi era piccolo, e questo qua mi è piaciuto un sacco, l'ho già messo e appunto me ne sono innamorata. L'ho preso all'OVS, l'ho pagato 3,99 €, quindi se vi piace potete andare a prendervelo. Poi, altra cosina che non vi ho fatto vedere perché l'ho comprato così da solo, quindi non era necessario un video dedicato a questo, mi sono presa, visto che lo desideravo da tanto, questo braccialettino qua in vero cuoio color nero, quelli che vanno di moda adesso, vedete, lunghissimo, quindi da fare tanti giri al braccio, con le borchie e i brillantini. Che io trovo bellissimo veramente, e questo è un genere che mi va perché ha la fibietta. Ci sono tanti altri bracciali del genere, ma non hanno la fibiettina, ma hanno i bottoncini. Sono regolabili, però io sono talmente piccola che mi sono larghi anche coi bottoncini. Già questo, devo fare un giro in più dell'eccesso che ho. Comunque mi piace tantissimo, anche questo l'ho già messo 2 o 3 volte e è già diventato il mio accessorio preferito del periodo. Poi appunto va di gran moda, l'ho preso nero così si abbina tutto, c'era anche fucsia, però ho preso questo che sembrava un po' più rock, un po' più serio, diciamo così. Poi una cosina che mi piace un sacco, è una mia creazione, ed è questo, il duplo, che io veramente amo. Sono contentissima di aver fatto queste cosine qua, perché mi piacciono tantissimo. Poi sembra proprio vero, e questa è la cosa impressionante. Naturalmente l'ho fatto con lo stampino, non l'ho fatto di mio, perché sennò non sarebbero mai venuti tutti uguali, però mi piace veramente tantissimo. Altra cosina del periodo che mi piace tantissimo è questa crema corpo al succo di mora di Bottega Verde, della linea I Succosi. La sto usando da diciamo circa una settimana così, però mi trovo veramente benissimo, perché non è unta, non è pesante, si asciuga in un attimo, almeno per quanto riguarda la mia pelle. E poi ha questo profumo che amo tantissimo, anche se questi profumi sono più, diciamo, da utilizzare magari primavera, estate, però a me piace talmente tanto che io lo uso quando mi gira, e quindi in questo periodo uso questa, visto che quella di Avon l'ho finita. Poi vi farò il video sui prodotti finiti. Altra cosina che mi piace un sacco di Avon è questo, che è il portadocumenti, che era nel cataloghino outlet di 2 campagne fa, e sono contentissima di averlo preso perché è davvero utile. Non è pienissimo, però come vi ho detto io l'avevo comprato per metterci dentro i miei bigliettini da visita, per ora infatti sto mettendo solo quelli, però comunque quando poi anche perché ce l'ho da poco, quindi
pian piano, se ho degli scontrini, delle cosine da tenere, le metterò in queste tasche perché è veramente comodissima. Questa sarebbe più per carte d'identità, documenti, però io lo uso per le carte, che non so voi, ma io sono sempre piena di carte in borsa, almeno qua stanno tutte tranquille. Poi mi piace tantissimo perché, pur essendo di plastica, perché non è in pelle, è veramente morbidissima e non ha odori cattivi e mi piace. Altra cosa Avon, direi facciamo le cose Avon, sono due, della linea Avon Care, ed è questa qui, la crema mani alla glicerina, anche per unghie. Questa la uso soprattutto quando faccio la ricostruzione o comunque mi rifaccio il gel, eccetera. Questa la metto dopo, così almeno le mie mani rimangono belle idratate, belle morbide. Poi comunque questa va bene da utilizzare in qualsiasi occasione. Io sono una che si lava le mani spessissimo, quindi ogni volta che mi lavo, o almeno quando posso, poi mi metto la crema, perché poi se no, che adesso inizia il freddo, si secca magari, si rovina, e quindi per avere le mani belle morbide vi consiglio queste creme qua dell'Avon Care, che sono veramente idratanti e funzionano alla grande. E appunto, come vi dicevo, della stessa linea avevo preso questo gloss qua e vi devo dire che mi trovo benissimo, perché io di giorno, quando esco magari anche solo a fare la spesa, mi metto il mio burro cacao, però per avere un po' di luce, un po' di colorino sulle labbra, metto questo, perché è una colorazione molto molto chiara, è un rosa trasparente, adesso è un po' sporco anche di rossetto, però è bellissimo perché è un rosa trasparente, appunto le labbra rimangono giusto lucide, un po' perlate, veramente eccezionale. Questo qua l'avevo preso in offerta perché a prezzo pieno è un po' caruccio. Poi non potevano non esserci queste, che sono, cioè questo che è il mascara con le fibre all'interno di una linea della Maybelline. Questo è l'iDoll 360 gradi, e se non l'avete visto nel mio ultimo haul della fiera, è fatto in questo modo qua, quindi lo scovolino è stretto e poi c'è questa pallina con sopra tutte le fibre da applicare alle ciglia, ed è eccezionale perché questo io poi l'ho provato per il mio compleanno. Se avete visto l'outfit del mio compleanno, vi mostro come poi rimane sulle ciglia. Vi devo dire che è eccezionale, sono contentissima, l'ho pagato 1,90 euro, quindi se anche voi avete quel reparto lì della Maybelline nelle vostre profumerie, andatelo a prendere perché è fantastico. Io quasi quasi vado già a prendermene altri due o tre da tenere di scorta, perché non so quanto dureranno questi, visto che sono sempre edizioni limitate. Poi questa qui è un oggettino particolare, ma l'ho voluto inserire perché io amo queste cose qua, questi chiamiamoli scacciapensieri, però ormai sono diventati più in questo modo qua. Di solito ci sono quelli, appunto, gli scacciapensieri, che sono quelli non così proprio semplicissimi. Io ho preso questo, cioè mi è stato regalato questo. Io non ve l'ho mai detto, ma amo tantissimo le fatine. E questo qua è eccezionale, io questo qua ce l'ho sulla porta d'ingresso di casa, così quando entra qualcuno suona, sentite? È un suono molto delicato, molto dolce, che mi piace tantissimo. E appunto questo qua l'ho voluto inserire perché io amo queste cose qui, e quindi volevo anche rendervi partecipi di queste mie passioni, diciamo così. Ultima cosa, ma non ultima, è questa borsa qua, che è stato un regalo di una di voi, e nello specifico di Nadia, che ha voluto regalarmi per il mio compleanno questa borsa qua, bellissima, in similpelle, modello Hermès, e mi piace un sacco, la sto già usando perché me l'ha spedita già più di una settimana fa. Mi trovo benissimo perché io amo le borse belle grandi. Ti ringrazio pubblicamente, Nadia, grazie ancora tantissimo, perché io la amo veramente, ma veramente tanto.
E niente, quindi ho voluto includere anche questo accessorio perché appunto mi piace tantissimo. Poi mi piace proprio perché ci sono queste pin-up, questi disegni che ricordano gli anni 50, 60, che sono periodi che io amo, 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 amo. E voilà, questo è stato il mio video. Vi rimando appunto nell'info box dove c'è il link per andare sul canale di Ilaria a vedere il suo video. Un bacione a Ilaria, io ti auguro una prontissima e brevissima guarigione perché so quello che stai passando, ci sentiamo tutti i giorni ormai, quindi sono sempre aggiornata, però ti dico anche a te pubblicamente, cerca di guarire prestissimo, di rimetterti presto e soprattutto di non sforzarti troppo, quindi non esagerare a fare video o a organizzare cose, stai tranquilla perché tanto chi ti segue, ti conosce, sa che sei una persona splendida e le altre penso che non vogliano che ti sforzi come me. E buon, quindi ancora un bacione a Ilaria. Un bacione a tutte voi che mi seguite e se volete partecipate al mio giveaway, magari vi lascio qua sotto il link diretto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!